17 febbraio 1673. Muore a Parigi il grande drammaturgo Jean-Baptiste Poquelin, meglio conosciuto come Molière. L'autore de L'avaro, Il misantropo, La scuola delle mogli, Gli importuni, muore poco dopo aver abbandonato la scena della sua ultima grande opera, Il malato immaginario. A causa dei pregiudizi contro i commedianti, considerati artisti di serie inferiore, l'Accademia di Francia accetta Molière fra gli immortali solo dopo la sua morte.